Ciao a tutti, benvenuti nella mia auto per farci insieme quattro chiacchiere durante questa giornata mentre sto ritornando a casetta dopo una giornata di lavoro. Vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto un mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere d'ora in poi tutti i video che arriveranno sul canale, compresi queste chiacchierate in macchina con me. L'argomento di oggi è un argomento un po' particolare. Mi piace pensare a tutto quello che succede nel mondo, a tutte le cose strane che accadono e cercare di collegarle per vedere se alcune cose possono avere un senso oppure non hanno assolutamente un senso. Quello di cui volevo parlarvi oggi è della carenza e della mancanza di alcune materie prime che esistono, diciamo, da tanto tempo in natura, ma che comunque vengono anche utilizzate per fare diverse cose nella nostra vita tutti i giorni, non per ultimo una cosa molto semplice, che è per esempio la fornitura di ferro, di acciaio, di materie plastiche, ma soprattutto di tecnologia. Alcuni conoscenti, parlando semplicemente chiacchierando insieme a loro, mi facevano notare come si siano dilungati sempre di più i tempi tecnici, chiamiamoli, per esempio semplicemente anche la sostituzione di serramenti, parliamo dei serramenti in PVC o in alluminio, ma non tanto perché non c'è il PVC o perché non c'è l'alluminio, ma perché l'anima interna di questi serramenti, di quasi tutti i serramenti, sono l'acciaio, e in questo momento l'acciaio è introvabile e quello che si trova è caro come oro. Altra cosa di cui non si riesce in questo periodo ad avere una concretezza del prezzo, in quanto è variabile, varia giorno per giorno con delle cifre allucinanti. Questo perché è l'unico bene materiale di lusso, l'oro, che possiamo gestire in forma tangibile, in forma tattile. Tutto il resto sono valute virtuali, quello che sono le monete, quello che sono i bitcoin, quello che sono le transazioni monetarie. Quindi l'oro è ancora uno di quei materiali dove ci si basa sull'economia. Ma parliamo dell'acciaio, quindi l'acciaio è carente, l'acciaio non ce n'è, l'acciaio la maggioranza arriva purtroppo dal paese dell'est, quindi Russia e Ucraina, arriva anche comunque da quello che è la parte ancora più a est, quindi tutto quello che è la Cina, Taiwan e tutto il resto. E quindi si capisce perché in questo momento ci sia penuria di questo materiale e perché quel poco che arriva è carissimo. Questo vale anche per la tecnologia. Tecnologia che non è in sé il prodotto finale, non sono i computer o quello che potrebbero essere, che ne so, i tablet o i cellulari, ma parliamo della parte dei circuiti integrati, parliamo del cuore di questi prodotti. Chip, circuiti integrati, schede madri, hard disk, di cui sono anche loro dotate appunto di chip, circuiteria e di schede madri di silicio. Tutte cose che arrivano dalla Cina, tutte cose che arrivano dal mercato dell'est Taiwan, e in questo momento anche la stessa produzione di questi tipi di materiali è in crisi, è in notevole crisi, perché purtroppo sappiamo quello che sta succedendo nel mondo. E quindi tutta la produzione che nel mondo avviene legata a questa tecnologia, ai chip e agli integrati, in questo momento è ferma, completamente ferma. La maggioranza di questi prodotti arrivano dalla Silicon Valley, Shenzhen, quindi dalla Cina, la corrispondente della Silicon Valley americana, dove la maggioranza dei stragrandi produttori di componentistica e di tecnologia hanno sede lì. Quindi parliamo di tutto quello che è il mercato, per esempio, dei microconduttori, delle schede madri, dei chip, degli integrati. E la stessa Intel è parecchio in questo momento in crisi, appunto perché hanno limitato e bloccato anche la produzione dei wafer di silicio in quella zona. Danno un po' la colpa alla riesplosa pandemia che è avvenuta in Cina. Ricordiamo che in questo momento ufficialmente da Pechino è tutto bloccato. Tutta la zona della Cina è nel secondo grande lockdown, un po' come aprile del 2020. La gente è chiusa in casa, non può uscire,
vengono portati le confezioni, le scatole di cibo direttamente davanti alle porte di casa perché è proibito uscire dall'abitazione. Un po' quindi colpa di questa chiusura ha rallentato e bloccato ancora di più. Io scherzavo poco tempo fa con un collega, perché anche noi hanno bloccato le forniture di alcune apparecchiature e so di per certo che da noi in Italia non sta arrivando praticamente nulla di tutto quello che sono computer, circuiti integrati, switch e tutto il resto. E come battuta, ripeto, questo collega diceva, sì, però guarda caso, se uno va a comprare un Mac da 2000 euro, va lì all'Apple Store e pam, lo trova già lì pronto da ritirarlo. In realtà è notizia di questi giorni che anche Apple ha dichiarato che sono in crisi anche loro. Anche loro in questo momento non riescono a garantire le forniture di PC, non riescono a garantire le forniture dei componenti, delle componentistiche e delle periferiche e soprattutto potrebbero avere qualche problema, non immediato perché grazie al cielo lì qualche scorta ce l'hanno, anche per quanto concerne iPad e iPhone. Se comincia anche Apple, che comunque non ha mai avuto questi tipi di problemi in passato, ad avere il problema della gestione di quello che sono le scorte, della vendita di quello che sono i dispositivi, vuol dire che la situazione è davvero, davvero grave. E potremmo ritornare davvero tutti ancora con la manina a scrivere con carta e penna, perché effettivamente è il rischio che la tecnologia ci possa lasciare un attimino in sospeso tutto quello che c'è, effettivamente il problema potrebbe esserci. Anche perché so di forniture, parliamo di materiale per ufficio, dove hanno cominciato a notare che c'è difficoltà nel reperire, per esempio, le risme di carta. Risme di carta che vengono utilizzate non soltanto per fotocopiatori, fotocopiatrici, ma anche per riprodurre materiale didattico, quindi anche per quello che verrà coinvolto poi in maniera più o meno diretta, grazie al cielo siamo alla fine del periodo scolastico, per le stesse scuole, ovvero per poter dare materiale, per poter fornire materiale agli alunni. Pensiamo ai libri, pensiamo ai diari, pensiamo ai quaderni, pensiamo a tutto quello che è la cancelleria ancora standard. E se ci sparisce quello che è la cancelleria, vi ricordo che la maggioranza della carta arriva sempre dalla zona dell'est dell'Europa, togliamo tutte queste cose e cominciamo davvero a chiederci, ragazzi, ma se va avanti così, cosa succederà? Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento, in questo veloce vlog che abbiamo fatto assieme, questa chiacchierata. Cosa ne pensate? Mi lasciate qui sotto anche voi qualche vostra magari esperienza di quello che può essere successo in questo periodo dove vi siete accorti che c'è qualcosa che comincia a non funzionare, qualcosa che manca, qualcosa di cui non avevamo mai pensato fino a poco tempo fa, che adesso invece si comincia a notare una sua mancanza. Scrivetemelo qui sotto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!